No, no, il carnevale è tu. Verbo sul dare è brutto. S'ha mangiato tutte le vacche, tutte le agnelle e tutte le galline. Ha spurcellito macello, mercato, piazza, forni vecchi e forni nuovi. Ha la pulita. E mo ha da digerire tutte quelle che si ha messo in bocca. La da recaccia una a una. Che la carrucca gli faceva marcire la bocca. Guardatele che anguno, ci va una canaletta di pane sana sana, per la faccia, piuttosto della basulata, c'è se può cercare la luce, e fa l'ambegno che non ci sente. A rispondere se tiene coraggio, a rispondere, pensa a buttare, vedi allora, silenzio, non facciamo tanta commedia, avasta, sarà condannato a morte o no? Alla morì, alla morì.
senza lucafè. Assolute, senza posto. Vincenzo di ciascio sole le sa che furchette siamo tu. 3 quintali di caffè in un mese. Ci voleva buttare la panza. Ma dove vuoi? Lo fuoco ti aspetta. Sempre la stessa morte. Niente gallina brodo. Che coraggio! Quale per quando ve ne siete mangiati con le taioline? Quello che si fa si ritrova. Lo proverbio ne sbaglia. E perché? Come volesse morire? De buona morte? T'avevamo a cocci niente bottite per madore. Che la paglia a fuoco lento. Sa cocci, te la vuole parlare niente a rotelle. Niente bomba scorsa da spaccare. E c'è da riuscire in gnocchi. Le paparole cucine. Le ceffe cioffe che ti si mangia. Tutte cose. Pure le crespelle. Prepara. Lo fuochiste ci pensa. Che coraggio! E gli altri ne magna! Ne conosce di magnuna che te la panza in un pallone delle feste di settembre e che non rispetta manca la quaresima. Solo io a scomparì per farlo largo a lieto. Ma almeno prima di morire bruciato facetemi bere un fiasco di vino. E se tutti certi di San Vicicci, a cui mori più contento. Thank you.
E chiudete ermeticamente la bocca quando parlo io. Quell'uomo là è una rappresentazione simbolica, metafisica, artificiale dell'anticamera della Quaresima, la quale si avanza a gran passi verso di noi e non può entrare. Se quell'uomo là, quella specie di energumeno, panzuto e cresciuto come un mastodontico, pachidermico, chilometrico, divoratore, non muore al tutto, tutto quanto. Dove sono i passafuochi? Dove sono le rotelle pittate, le bombe spaccate e le bombe scure che gli faranno la festa? Avanti! Preparate le illuminazioni, le fontanelle di luci, le cascate di luci, i ventagli di colori che ci vogliono per il fuoco. L'appiccio io, signori! Deve ardere vivo tutto quanto, proprio come un maiale con le canne. Si deve annusare l'odore di bruciaticcio. Avanti! Tutti gli espedienti artificiali, tutti gli indumenti pirotecnici, tutti gli incrementi luminosi per illuminare la pasta reale, i gottò, i fricassè e i roast beef che quest'uomo qua si è mangiato. Avanti! Avanti! Lo vogliamo vedere al tutto vivo! E dopo lo bruciamento integrale, carbonizzato, incenerito, volatilizzato di quell'individuo là, noi saluteremo a cappello in alto la Quaresima, pieno di baccalà e di stoccafisso, la quale si ficcheranno nelle nostre casupole e nei nostri cannarini. Non più carnivori, o signori, ma sartellivori e tonnivori. Maestro, musica! Esta morte.